Stavo cercando Lisandro per parlargli del mio progetto, quello di organizzare un concerto qui a scuola, e mi sono imbattuta in Ambra, che baciava un ragazzo. Esattamente. Esattamente, ragazzi, esattamente. Sono talmente scioccata che non riesco a muovermi. Da una parte mi veniva troppo da ridere, dall'altra mi veniva da vomitare. Il ragazzo era... Oddio, non posso urlare. Un ragazzo mai visto prima. Non ho parole. Ma tu eri lì? Mi dispiace, perché ho detto mi dispiace, dovrebbe scusarsi lei di offrire un tale spettacolo. Non fare quella faccia, vedrai un giorno, avverrà il miracolo, bacerai un ragazzo anche tu, molto divertente, che simpatica, invece tu... Quanto l'hai pagato al ragazzo perché ti baci? Oh! Non prendere il tuo caso per una generalità. Io non ho mai dovuto pagare $300 per ottenere qualcosa che volevo. Credo parli del suo telefono, sì. Buff. Ma guarda, la nuova conquista non sembra molto contento, forse sarebbe meglio lasciarli da soli e poi non mi dispiacerebbe saperne di più su di lui. Ciao, sei nuovo qui al liceo, non ti ho mai visto in giro. Vuoi sapere il mio nome? Perché sorride così? Stavo per chiederti la stessa cosa. Cioè lo stavi baciando senza neanche sapere come si chiama? Visto che con i gemelli non ho potuto fare neanche amicizia, perché te li sei accaparrati tu, con lui non volevo perdere tempo, quindi... Ok, capisco. A volte parlare con Ambra è come lanciare segnali nello spazio. Speri di vedere una forma di intelligenza, ma non succede mai niente. Per dirla tutta, cara Ambra, più ti guardo, più mi dico che non sei certo la bomba che credi di essere. Meno male qualcuno che rimette al suo posto Sua Maestà. E poi baci anche male. Stammi lontano e soprattutto non cercare di chiamarmi. Mancano solo dei popcorn, è bello sto film. Oh, bella sta song, bello sto film. Ho preso il telefono, quello che le... No, ha preso il telefono, quello che le avevo regalato poco prima, e l'ha gettato con forza a terra, rompendo schermo e cover. Ormai è inutilizzabile. Che stronza! Ma sei matto? Ma cosa ti è saltato in mente? L'ho pagato caro quel telefono. Mi viene da piangere, sì, effettivamente. Hai capito o no cosa ti ho detto? O ti devo fare un disegno? Evapora. Ne approfitto per svignarmela. Saprò il nome del ragazzo un'altra volta. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio. Devo trovare Lisandro prima che se ne vada a casa. Spero gli piaccia l'idea del concerto. Dimentichiamo immagine, dimentichiamo l'immagine. Voglio morire. Prima di ciò, noi stavamo andando in cortile per trovare Lisandro. Oh mio Dio, aiuto ragazzi, aiuto, aiuto, aiuto. Lisandro? Dov'è Lisandro? Aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Lady, ciao, spero tu non sia spaventata troppo di ciò che è successo con Ambra. No, anzi, l'ho trovato persino divertente. Beh. Bella è stata, Ambra. Ma aspetta un attimo, come fai a sapere il mio nome? Ma come? Non ci sei ancora arrivata? Non ti ricordi nessuno? Per esempio un ragazzo che ti amava tanto, che ha persino cambiato il liceo per starti vicino e a cui tu hai spezzato il cuore. Aspetta, fammi pensare. A parte l'occhialuto che mi segue ovunque, non vedo chi. Alla fine non sei tanto diversa da Ambra, lo sai? Hai fatto tutto questo solo per vendicarti. Hai fatto
fatto tutto questo solo per vendicarti. Non l'ho capita. Kentin, per favore. Non voglio più essere chiamato con quel nomignolo cretino. Ti avverto, non provare più a chiamarmi così. Ok. Se avessi saputo che neanche tu mi avresti riconosciuto, mi sarei divertito prima con te. Quindi l'hai fatto solo per vendicarti. E ci sono riuscito, a quanto pare. Per un bel po' non avrai il coraggio di guardarmi in faccia. Ma se non ci avessi sorpresi, l'impatto non sarebbe stato così forte. Quindi anche grazie a te. Incredibile, non sembra proprio il Ken che è andato via qualche mese fa. Adesso lasciami passare e stai alla larga da me, se non vuoi che succeda qualcosa anche a te. Mi sono spostata per lasciarlo passare, ancora sotto shock. Ken, oh cavolo, Ken. Oh mio Dio. Rielaborazione. Io, cioè, noi insomma lo sapevamo già che era lui. Però cavolo, la cosa che mi ha scioccato di più, prima cosa è sapere che era Ken a baciare Ambra, e la seconda cosa è che era Ken a baciare Ambra, cioè nel senso che Ken baciava Ambra, cioè non è Ken, cioè non è Ken. Oh mio Dio. Però l'ha fatto solo per vendicarsi, e quando Ambra scoprirà che era lui, ciaone. Oh ragazzi, oh mamma mia. Oddio. Se racconti a qualcuno quello che è successo, ti giuro che te la faccio pagare. Ma stai scherzando, mi dispiace, ma non posso proprio lasciarmi scappare una simile occasione. Il mio silenzio costa caro. Il mio silenzio costa caro. Non credere che sposterò un centesimo per farti tacere, non pensarci neanche, quindi. Peccato, ci avevo quasi sperato. Vabbè, pazienza, ma tanto se non ne parlo io, sai bene che sarà Ken a farlo. Ma perché cavolo parli dell'occhialuto senza cervello? Come dovrebbe fare a raccontarlo se non è più al liceo? Ma è tornato, è lui il ragazzo che hai baciato. No, è inutile, non ci casco. Vai a chiederglielo se non ci credi, se non mi credi. Ah sì, è vero, non puoi, non vuole che gli rivolga la parola, peccato. Ti senti la più forte, non ti preoccupare, non durerà a lungo. Meglio approfittarne al massimo, allora. Oh, ragazzi, oh mio Dio. Oh mio Dio, che ci fai ancora qui? Cerco Lisandro, a dire il vero, mica l'hai visto? Io non mi ricordavo neanche. Veramente no, secondo me ci siamo rimasti solo noi a scuola. Infatti, come mai sei ancora qui? Stavo giocando e non mi sono reso conto del tempo passato. Ah, ok. Io ho rivisto un compagno di liceo che aveva cambiato scuola ed ora è tornato. È cambiato tantissimo, in peggio però, cioè è diventato Castiel 2. Ma chi è? Il ragazzo col pantalone verde militare? Sì, prima era molto diverso. Portava degli occhiali da vista molto grandi ed era più piccolo fisicamente. Sì. Mi fa venire in mente qualcosa. Il giorno dell'iscrizione, Nathaniel aveva delle foto sulla sua scrivania. Mi ricordo di aver visto la tua e quella di un altro ragazzo, con maglia verde e occhiali. Sì, è lui. È arrivato qui al liceo poco prima di me. Quindi il piccolo intellettuale della foto è il ragazzo col pantalone militare. Eh sì. What kind of... sì, vabbè. Gli effetti della scuola militare, a quanto pare. Quindi diciamo che il suo livello è up, come per i Pokémon. Quindi diciamo che il suo livello è up, come per i Pokémon. Sì, diciamo così. Non l'avevo pensata così, ma va bene. Ti lascio, a domani. Non serve a niente restare ancora. Ok, a domani allora.
Me ne vado anch'io allora, parlerò domani con Lisandro. No, non voglio andarmene. A casa allora. Dunque, facendo il punto della giornata, ho sorpreso Nathaniel nello spogliatoio. Ho avuto il piacere di ascoltare un pezzo della nuova canzone di Lisandro. Ho scoperto che Alexi preferisce i ragazzi e Ken è tornato al liceo. Wow. Certo non posso dire di essermi annoiata. Ciò che mi preoccupa di più è Nathaniel. Ambra non mi ha detto niente di più dei lividi che aveva sulla schiena, a parte che se li è fatti a casa. Se fosse semplicemente caduto per le scale, che tra l'altro è tutto quello che dicono. No, che tra l'altro è quello che dicono tutti quelli che hanno questo tipo di problemi, insomma, di violenza domestica. Nathaniel mi è sembrato davvero a disagio l'ultima volta che gli ho parlato. È meglio lasciarlo in pace per quanto riguarda questa storia, ma terrò comunque gli occhi aperti. Di nuovo al liceo il giorno dopo. Lisandro non mi sfugge oggi, a meno che non sia malato. Quanta roba, ragazzi, mamma mia. Tra la corsa di orientamento e qui. Oh, ciao Nathaniel, come stai? Bene? È andato via senza dirmi niente. Ok, quindi, cioè, prima già Castiel ci trattava male, adesso Nathaniel non ci rivolge la parola e Ken fa lo stronzo, quindi perfetto, la giornata perfetta. Lei, ciao, ciao Alexi, per fortuna che ci sei tu, guarda. Hai una faccia, qualcosa non va? Sì, perché? Non sembri in grande forma, è successo qualcosa? Se mai volessi parlarne, io sono qui. Non credevo si vedesse così tanto. Cosa c'è che ti rende triste? Ho fatto arrabbiare Nathaniel ieri e adesso ce l'ha con me. Non mi ha neanche detto ciao quando l'ho incrociato prima. E tu gli hai chiesto scusa? No, non ne ho avuto l'occasione. Dovresti proprio farlo. Non credo Nathaniel sia un tipo che porta rancore. Se gli dici che ti dispiace, finirà col perdonarti. Capita a tutti di fare delle cavolate. Lo spero. Se no, sarò costretta a evitarlo fino alla fine dell'anno. Vorrei avere un tuo consiglio anche su qualcos'altro. Che ne penseresti di un concerto qui al liceo? Assolutamente sì, perché ce ne sarà uno? Mi piacerebbe sì, ma devo prima chiederlo a certe persone. Sarebbe davvero fantastico, fammi sapere quando si decide qualcosa. Certo, con piacere. È carino, ma è sempre gentile lui con noi. Il fatto che Natalia non mi rivolga la parola mi rende triste. Andare a parlargli, lasciar perdere per il momento. Andare a parlargli. Ci tengo a lui, non voglio che ce l'abbia con me a lungo. Sì, basta che non ti allarghi. Ce l'hai con. Cioè, ci tiene a lui fino a un certo punto. Nathaniel dovrebbe essere qui in giro. Sì, ma non. Cioè, hai visto mio fratello da qualche parte? No, non mi pare. Pensavo di beccarlo in classe a giocare alla console, ma no. Ah, è vero, è il primo posto dove bisognava cercarlo. Non pensi che passi un po' troppo tempo a giocare alla console? Facciamo questa. Sì, assolutamente. A volte sono quasi geloso della console, ti rendi conto? Sì. Eccoti finalmente, ti cerco da prima. E cosa vuoi? Scusami per ieri. Avrei dovuto farlo prima, ma non ne ho avuto l'occasione. Mi parli ancora di questa storia, eppure mi pare di essere stato chiaro a chiederti di non parlarne. E allora perché non vuoi più parlarmi? Perché hai cercato di spiare un ragazzo che si spogliava, non è grave? Really? Ma veramente? Sì, un po'. Vabbè, però ti ho sempre aiutato quando ne ho avuto l'occasione. Non è giusto che tu ce l'abbia con me per una tale stupidaggine. Sì, è un'ottima ragione se si è maldestri come lo sono io.
Io direi questa. L'ho fatto arrabbiare? Facciamo un patto, io smetto di snobbarti e tu smetti di parlare di ciò che hai visto, ok? Va bene, ma non per questo lo dimenticherò. Sì. Meno male, sarebbe stato difficile tenere il muso tutta la giornata e poi conoscendoti non mi avresti lasciato in pace. Mi conosci bene, vedo. Oh ciao Lady, oh ciao Rosalia, non ti si vede da un pezzo. Ciao Rosalia, hai per caso visto Lisandro? Lo cerchi per parlargli del concerto? E tu come lo sai? Quello con i capelli blu, Armin, me ne ha parlato. Si chiama Alexi, però vabbè. Ti confondi, credo. Quello è Alexi. Armin è quello con i capelli neri. Vabbè, almeno hai capito di cosa parlavo. E comunque non ho visto Lisandro. Forse è al club di giardinaggio. Adora perdersi da quelle parti. Ah, ok, grazie. Perdersi. Sì, ma comunque Alexi non ha perso tempo a spettegolare. Non mi posso fidare di nessuno in questo liceo, mamma mia. Solo Castiel sa essere discreto. E Lisandro, magari. Ciao Lisandro, capiti a pennello. Davvero, avevi bisogno di me? Sai che la corsa non ha avuto l'effetto sperato, per cui il liceo non ha raccolto molti fondi. Sì, per cui mi chiedevo se non potessimo fare qualcosa per rimediare, organizzare un concerto per esempio. Sarebbe un'idea eccellente, eccellente, ma credi che un gruppo accetterebbe di venire a suonare gratuitamente qui al liceo? A dire il vero pensavo al tuo gruppo, con Castiel. Non avevo pensato a questo. Capirei se la cosa non ti andasse, però non avevo pensato che bisognerebbe pagarvi. Allora sei d'accordo, ti va? Capirei se la cosa non ti andasse. E qual è il problema? Se posso fare qualcosa di utile e al tempo stesso divertirmi, non vedo perché dovrei rifiutare. Davvero, grande. Non sono il solo che bisogna convincere. Se Castiel si rifiuta di suonare, non andremo molto lontano. E non potresti chiederglielo. Se lo fai tu, dirà probabilmente di sì. Ci penso io allora, non preoccuparti. Grazie mille, Lisandro. Spero solo che accetti. Non so a dire il vero, non sembrava tanto di buon umore prima, quando l'ho visto. Sembra che nessuno lo sia oggi, sì, effettivamente. Pace, quiete, tranquillità. Ciao Castiel, stavo appunto parlando di te. E perché? Non credo che Lisandro gli abbia parlato, visto che è andato nella direzione opposta. Vuol dire che toccherà a me parlargli per prima, bene? Stavo parlando con Lisandro. E ci chiedevamo se accetteresti di suonare qui al liceo per una specie di concerto. Potrebbe essere per una buona causa, raccogliere fondi. Ecco. Ti sembra che io abbia la faccia di uno che fa un favore al liceo? No, infatti, che stupida chiedertelo. Sì. Quando sei di buon umore, sì. Sì. Ebbene, non lo sono, per cui lasciami in pace. Speriamo che Lisandro abbia più fortuna. Cosa succede, ragazzi? Cosa succede? Forse Lisandro è riuscito a convincere Castiel. Sarà meglio chiederglielo, tanto lui non verrà a parlarmi. Chiederlo a Castiel o a Lisandro? Non ho capito. Penso Castiel, ecco. Hai parlato con Lisandro? Sì, ciò che mi piace di lui è che non è un tipo insistente, vorrei fossi un po' come lui. Che cavolo, non credo Lisandro sia riuscito a convincerlo. Beh, penso che Castiel si convincerebbe solo se guadagnasse qualcosa in cambio. Oh, sta succedendo il peggio dei casini. Ho sentito dire che qualcosa bolle in pentola, tu ne sai qualcosa? Sì, a dire il vero, vorrei organizzare un concerto che permetta al liceo di raccogliere fondi.
Che fantastica idea, se avessi bisogno di aiuto non esitare a chiedermi, ti ringrazio. Ah, adesso fai tutto il carino, sei tu che dovevi venire da me veramente a chiedermi scusa per la tua stupidaggine, brutto idiota. Oh mio Dio. Che dobbiamo fare adesso? Nessuna chance con Castiel, trova Lisandro. È quello che sto facendo. Mi dispiace, ma Castiel non è d'accordo ad esibirsi in pubblico, almeno per il momento. Per il momento, quindi vuoi dire che potrebbe cambiare idea? Ti ho già detto che oggi Castiel è di cattivo umore, avrà le sue ragioni. L'unica spiegazione che mi ha dato è non ha voglia di suonare qui al liceo. Ah, basta che non sia al liceo quindi il posto. Lo spero, forse se scopriamo cosa c'è che non va, riusciremo a convincerlo. Sì, forse, comunque per ora è meglio lasciarlo in pace, con questa storia. In ogni caso non abbiamo così tanta fretta, al contrario, più agiamo in fretta, più, potremo organizzare il concerto prima del previsto. Cercherò di scoprire perché Castiel è di cattivo umore. Daje, daje! Fidati, non serve insistere così con lui. Inoltre, non ha mai suonato in pubblico, invece io l'ho già fatto. Dopo tutto questo tempo dovresti conoscerlo un po'. Non ama che ci si immischi nella sua vita privata e sai bene che non è il solo. E allora cosa facciamo? La pazienza è la madre di tutte le virtù. È fantastico, tutte le persone a cui ho parlato della tua idea ne erano entusiaste. Peccato perché per ora resta solo un'idea. Sì. Come mai? Perché anche se Lisandro ha accettato di cantare per il concerto, Castiel non è d'accordo per suonare. Oh no, così ci rovina tutto. E se fossimo in tanti a chiederglielo, pensi che alla fine accetterebbe? Non ne sono così sicura, no. Tentare non nuoce, vieni con me, andiamo a cercare qualche volontario. Cosa? Mi ha preso per mano e mi ha trascinato via con lui senza neanche darmi il tempo di rispondere. Che cosa? Sembrerebbe che non ho scelta. Spero che Castiel non si arrabbia ancora di più. Sì, si arrabbierà ancora di più. Iris, vuoi venire con noi a convincere Castiel a esibirsi per il concerto? Io prevedo un boom assoluto. Perché si è rifiutato? Ebbene sì. Va bene allora, più siamo, più possibilità abbiamo che accetti. Non credo ci manderà tutti a quel paese. Io credo di sì. Conoscendolo, anche se saremo in tanti, non vuol dire che accetterà. Sì. Grazie Iris, forse con una persona in più avrà meno l'impressione che lo aggrediamo. È un controsenso. Forse con una persona in più avrà meno l'impressione che lo aggrediamo. Ok. D'accordo. Dove dobbiamo andare? Non credo che chiedere a Nathaniel di accompagnarci sia una buona idea. C'è un problema? No, per niente, perché? Cerchiamo volontari? No. Per cercare di convincere Castiel, ti va di venire? Non credo sia il caso, Alexi, non vanno molto d'accordo. Appunto, potresti dirgli qualcosa che lo smuova, tipo in tono di sfida, non sei capace, magari lo farà solo per fartela vedere. Vista così, non è poi così male come idea. Sai che hai ragione, sei intelligente. Mi dispiace, ma personalmente meno lo vedo, meglio è. E vabbè, pazienza. Uff. Non sei divertente, Nathaniel. Che cosa? Ok, andiamo a cercarne altri. È da prima che correte a destra e a sinistra, ma che combinate? Cerchiamo qualcuno che ci aiuti a convincere Castiel a suonare al concerto. Se si tratta solo di questo, posso provare. Grazie mille, Kim. Perfetto, sbrighiamoci allora. Sono davvero impaziente perché questa idea del concerto promette davvero bene. Vi rendete conto? Un concerto qui al liceo?
Sì, sarebbe di sicuro fantastico. Sarebbe davvero una figata. È arrivata la nigga. Ok. Dove si troverà Castiel? Eccoti. Ah, eccolo. Parlare io per prima, lasciar parlare Alexi, Iris, Kim. Parlare io per prima. Ci piacerebbe davvero tanto poter organizzare il concerto. E hai bisogno degli accompagnatori per parlarmene? In genere te la cavi anche da sola. Non è stata una mia idea. Preferisco tentarle tutte. Visto che hai la luna storta, preferisco prendere precauzioni. Non è stata una mia idea. Vero? E visto che non è una tua idea, dovrebbe essere migliore? Non intendevo questo. Forse dobbiamo riprovarci, però stavolta deve parlare qualcun altro, ok?